Oh, eccoci qui, ben trovati amici e benvenuti in questo nuovo appuntamento con questa nuova serie di Yu-Gi-Oh! Come dissi nella primissima serie del canale, ovvero Legacy of the Duelist Link Evolution, avrei giocato le carte leggendarie come titolo successivo ed è un titolo che ho scoperto, o meglio, ho riscoperto dopo tantissimi anni nel 2020 e ci giocai per la primissima volta tramite emulatore, grazie ad un amico, nel 2006. Insomma, sono passati un bel po' di anni, è tempo di duellare. Nuova partita, yeah! Come ci chiamiamo? Allora, io userò un nome che però userò anche in un'altra serie di Yu-Gi-Oh! Che non so quando porterò, ma Amos ha un significato particolare. Era... beh, inutile che ve lo sto a spiegare, magari poi se c'è modo ve lo dico, ma è inutile che ve lo spieghi. Oddio, chi è? Il torneo di Battle City è oggi, Amos! Ciao, Amos! Hai preparato il deck? Quello è Yugi, non il faraone. Ehi, il mio nuovo deck è davvero speciale. Ci ho messo tutta la notte, ma è il migliore di tutti. Amos, hai preparato un buon deck? No. Ma che scherzi, dai, sbrighiamoci! C'è tempo, potenzialo mentre combatti. Dai, andiamo, non facciamo tardi. Va bene, amici che non rivedrò mai più e con cui dovrò duellare. Stato, livello duellante, card locator, denaro, ok. Tronco, che sarebbe la valigetta. Fantastico. Ah, sì, mi ricordo queste carte. Bene, bene, bene. Sì, questo qui ha 5 stelline, senza motivo. Un altro ha 5 fede... senza motivo proprio. Un altro! Ma perché tutti quanti a 5 stelline? Perché... in questo gioco non conta solo la forza del mostro o le combo che puoi fare con le magie e le trappola, ma conta anche l'attributo del mostro. E ci ho vinto praticamente ogni singolo duello durante la mia seconda run, anche perché la prima non l'ho mai finita. Quindi, diamoci da fare, armiamoci di pazienza e coraggio. Ed ecco qua Battle City. Beh, questa forse non è il posto migliore per farci vedere Battle City, ma tant'è. Che ti dicevo, sono già tutti qui. Ehi, guarda che forti i duellanti. Sì, che cosa emozionante. Oh, ecco, tutti i duellanti sono 4. Benvenuti a Battle City, duellanti. Battle. Lasciate che vi spieghi le regole del torneo. Il torneo si giocherà in tutta Domino City, dovunque si incontrino i duellanti. È lì che avranno luogo i duelli. Potrete usare solo i vostri deck di carte. Pensavo una pistola. Chi perde dovrà cedere una carta rara a chi vince. Meccanica che... abbiamo adottato anche io e il gruppetto di amici nella vita vera. Indovinate un po' chi ha perso delle carte rare? 8 duellanti vittoriosi andranno in finale. Lo stadio finale è nascosto da qualche parte in città. Ciascuno di voi ha un locator card. Dovrete vincere per avere dei locator cards altrui. E quando avrete 6 locator cards, dai, avrete anche la mappa per il duello finale. Insomma, solo chi vince i duelli e conquista le 6 locator cards avrà diritto a superare lo stadio e disputare le finali. Il torneo inizia alle 9 precise. Ora, miei duellanti, sparpagliatevi in tutta Battle City. Era tradotto bene a differenza di World Championship del 2003 e 2004, che era per Game Boy Advance sempre, e porterò anche quello in un futuro prossimo. E quello era tradotto malino. Finalmente, ora inizia davvero. Già, e anche noi siamo avversari, da ora in poi. Tenete duro, Yugi e Amos. Ah, ho scritto Amos grande, andava scritto piccolo. Vabbè, non faccio il pessimista, sono solo realista. Dopo che avrete tutte le carte, troviamoci. Tutte? Proprio tutte quelle del gioco? Alcuni si giocheranno la vita solo per le carte rare. Wow. Oh, Ryuzaki! Questo è... ehi, fermati! Ok, sì, tuo deck dinosaurio la farà vedere a tutti. Io devo duellare con te. Chi è questo? Naruto! Naruto! Ah, aspetta, qua c'è lo zombie. Vincerò e umilierò tutti. Il mio deck di fantasmi porterà fine alle loro speranze. Va bene. Posso duellare contro Weevil, forse, che è quello più debole? Credo. Ma come sei impaziente, ma il torneo non è neanche iniziato. Al prossimo incontro... vabbè, sì. Ah, ora se ne va, ok. Ah, ma ora mi sa che devo... non mi ricordo di preciso come funziona, ma penso che io debba prima reclutare tutti. E poi dopo, quando avrò finito di reclutarli, possono iniziare i duelli veri e propri. Oh, è ora, finalmente. Ehi, si comincia! Oh, allora, il primo che voglio affrontare è sicuramente lo zombie, che non ricordo come si chiama.
Però affronterò o lui o We Will Underwood, Insector Haga, in originale. Ok, My Valentine o My Kujaku. Hanno cambiato totalmente i nomi nella versione dei 4Kids. Tu sei il Duel King e qui lo proverò, va bene, Seto. Prima di finire brutalmente sconfitto da me e dal mio deck, pessimo. Oh, allora, qua. Scusatemi. Ok. Ah, quindi devo duellare contro di voi? Ok, iniziamo col duello. Usa come ante. Allora, inizia lui. Va bene, non ricordo minimamente come si lotta. Boh, attacco. Niente, non andava bene. Fine turno. L'attributo è uguale, quindi non si può. Vabbè, mi ha. Va bene. È veloce il gioco, è molto veloce. Oh, a parte che sono più forte, il mio attributo dovrebbe essere forte contro il suo. Ok. Ah, ma c'è un bel buco nero. Tributo la strega e evochiamo il demone Morinf. E attacchiamo. Grande, scarpa vorace, bellissima carta, scarpa vorace. Mamma mia. Allora abbiamo. Ah, questo qui. In realtà questa è una carta effetto e attaccava direttamente, ma. Non lo fa. Cavoli, i comandi sono diversi da Legacy of the Duelist, quindi mi sbaglio premendo B, perché vorrei andare nel menu, ma mi sbaglio. Allora, questa qui la evochiamo. No, attacchiamo con questa per sicurezza. Vai. Oh, qua 8000 life points qui, ragazzi, però non si finiscono mai. Come i rotoloni regina. Quelli non finiscono mai. Oh, allora, io intanto sto iniziando ad avere una bella schiera di mostri, eh. Vai. A dire il vero, neanche mi ricordo se qui ci sono le carte con effetto, perché nessuna ha effetto a quanto pare. Ok, direi che prossimo turno è fatta. Vabbè, ma questi qui sono avversari minori. Sì, non voglio evocare quello. Ok. Attacchiamo. Pipistrello Meda, se non sbaglio, o una cosa del genere. No, quello era l'occhio. Vabbè, insomma, una carta tipo quella. Ah, oh, no, ancora manca. Ah. Oh. Vabbè, dai, questa era facile. Ma era. Cioè, la carta trappola si è attivata da sola. Non l'ho attivata io, da sola ha fatto. Bellissimo sto gioco, davvero bello. La capacità del tuo deck è aumentata di 5. Drago strisciante. A boia. Mica male. Hai perso, sì. Ah, quindi posso affrontare solo uno di loro? Affrontiamo Bonzo. Volevi batterti con me? Io accetto tutte le sfide. E sembri deboluccio, ma ho un patto. Giochiamo per le Locator Cards. La tua Locator Cards è pari alla mia. Usa come ante, non mi ricordo a che serve l'ante, ma. Ah, tocca a me. Ah, questo è un tributo, è vero. Lancia demente e finisco il turno. Gioca coperto lui. Ah, questo qui. Mostro Buka Buka. Ok. E attacchiamo. Vai. Grande. Ok, lui gioca coperto, quindi non ha mostri effettivamente. Mi piace quando va così. Bellissimo. Poi ovviamente, man mano che si va avanti col gioco, migliorerò anche il mio deck. Allora, dovrei usare un mostro anfora. Bene. Se c'è spazio nella mano si possono pescare due carte. Non è proprio così, ma. Allora, preferisco sacrificare questo terra. Evochiamo questa e attacchiamo, vai. Tanto attributo era lo stesso. Per sconfiggere i mostri luce, addirittura mi pare che ci vogliono oscurità. Ma questi sono mostri. Non mi ricordo l'attributo che sono quei mostri, ma. Sono attributo demone, quindi non oscurità. Però, tant'è. Zombie Talpoide. Oh, questo duello è piuttosto veloce, eh. Insomma, inizia bene Battle City. Inoltre, sì, i duelli più importanti sono quelli per le Locator Cards, come è ovvio che sia. Poi la musica, questa è minacciosissima, perché sei in mezzo al cimitero, no? Invece, noi tranquillissimi qui. Che ho pescato? Ah, la casa del nastro adesivo. Bella.
e vinciamo il primo duello. Il primo vero duello. Ok, allocator cards, aumentate di 30 la capacità del deck, mamma mia. Re dei fantasmi was obtained. Ah, Pumpkin King. Non posso metterla nel deck, ma perché? Perdo io. Il mio super deck di fantasmi non ce l'ha fatta. Ah, può combattere anche senza locator cards, certo. Ah, mi ricordo di aver farmato contro qualcuno effettivamente in questo gioco per qualche duello speciale. Ah, ecco, Esper roba. Allora, lui magari lo affrontiamo nel prossimo episodio. Lo affronto nel prossimo episodio, Esper roba, perché il gioco è corto. Dopo che hai fatto i sei duelli principali, ce ne sono pochissimi altri, e quindi non me la sento di farne troppi in un video, e prendiamolo come pilloline questo gioco. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!